chi ti ricorda? Io prima che entrassimo in collegamento eravamo in collegamento con Sky Sport 24, Ale, ho detto è il nuovo Del Piero di Bala, ma se non è il nuovo Del Piero, visto che giustamente hai detto sta facendo il suo percorso, che tipo di attaccante è? Che giocatore ti ricorda? Ma io dico non è il nuovo Del Piero perché ogni giocatore ha un suo percorso e gli auguro di diventare molto più grande di me. Il fatto è sicuramente chiaro, ti ha portato a dire quello perché è un giocatore che oggi fa gol su punizione, fa gol da 16 metri, fa gol dribblando due avversari, è di raccordo con la squadra, è molto più vicino alla porta rispetto a prima, ma è molto più significativo il suo apporto negli ultimi 16 metri, cosa dove effettivamente può fare sempre la differenza come la sta facendo. E queste sono le caratteristiche di uno che ti fa vincere le partite. Quindi lo abbiamo ripetuto spesso, no? Che in queste ultime settimane che era il giocatore probabilmente più in forma, più brillante. Lui è rientrato da questa pausa subito a palla. Cioè, sì, non ha sbagliato una partita. Tra l'altro dopo essere stato positivo al Covid per diverso tempo, no? Che è una cosa un po' sorprendente, se vogliamo. È il miglior momento della sua carriera sicuramente, ma è perché è arrivato il momento della maturazione vera, secondo te? Cioè, è scattato qualcosa? Sì, è scattato qualche cosa. Ci sono stati dei ritmi non impossibili, quindi con la grande qualità che ha lui, questo forse lo ha aiutato. Però è un giocatore che, per dire la posizione dove lui da dove preferisce partire, mi ricorda un po' Savicevic. Questo che rientra, Savicevic aveva più forza, però come posizione rientrava anche lui. E quindi non una punta centrale, comunque una punta centrale atipica. Se sì, adesso è già così. Però c'è da mettere in evidenza una cosa nella Juve. La Juve è l'unica squadra che ha, non l'unica, poche squadre hanno giocatori che dribblano. Giocatore che è Quadrado, che oggi dribbling, Dybala dribbling, Ronaldo qualche volta, però si sposta la palla e tira in porta, sì. Quindi quando gioca Costa uguale, no? Ci sono giocatori che fanno la differenza, è questo che fa la differenza nel calcio di adesso. Se non hai questi giocatori che nell'uno contro uno ti saltano. Questa sera abbiamo visto le partite quando abbiamo avuto uno che ha saltato l'avversario. Io posso andare un po'.